Ispirato alle rappresentazioni ottocentesche della Natività, il presepe vivente in scena all'antico lavatoio di Belvedere, organizzato dall'Associazione Culturale Nuovi Orizzonti. Dopo la rappresentazione del 26 dicembre, ieri sera c'è stato il secondo appuntamento, mentre l'ultimo sarà il 6 gennaio. Numerosi visitatori presenti, tutti gli abitanti della frazione, giovani e anziani, sono coinvolti nell'organizzazione, mettendo in campo uno sforzo collettivo basato sul puro volontariato, con ricadute positive per i commercianti della frazione di Belvedere. Siamo alla seconda serata del presepe vivente, idea di Enzo Pantano, che è stata adottata da questo gruppo ormai diventato numeroso. E registriamo veramente tante presenze, tante conferme, e tanti in bocca al lupo e tanti incoraggiamenti per il futuro. È un successo in tante aree, l'area sociale, l'area culturale, che speriamo insomma possa protrarsi nel tempo, grazie veramente a questa forza che Enzo ha creato, questa forza che è la forza aggregante, che abbiamo scoperto e che vogliamo continuare a viverci. Solo questa sera stiamo visitando, per il secondo anno sta ospitando il presepe vivente qua a Belvedere. Rappresenta, è una testimonianza di quanto le persone, la comunità di Belvedere sia legata alle proprie origini, al proprio territorio, alla propria storia. Basti pensare che questo luogo fino a 2 anni fa era una discarica a cielo aperto, oggi trasformata in quello che è sotto gli occhi di tutti, apprezzata da buona parte di due persone di tutta la provincia. Mi corre l'obbligo veramente di ringraziare tutti quanti stanno contribuendo affinché tutto questo sogno stia diventando pian piano realtà. Un grazie immenso, veramente infinito, di cuore lo devo a Elisa Forti e a Massimiliano Zaffiro, che sono coloro i quali hanno creduto in questo progetto che inizialmente sembrava un qualcosa di folle. Oggi siamo arrivati ad un punto che credo che abbiamo raggiunto un livello abbastanza alto.